Buongiorno, buongiorno a tutti i presenti, alle autorità, al presidente di Unioncamere Prete, al presidente di Assonautica a Campora. Un saluto e un ringraziamento al presidente della Camera di Commercio Paoletti, anche per avermi voluto invitare. Avrei partecipato volentieri di persona se i fatti di queste ultime settimane non avessero reso incompatibile i propositi di agenda con gli imprevisti. E però ci tenevo a farvi arrivare il mio compiacimento, anche da uomo di governo e con la delega per le politiche del mare, perché il progetto che oggi presentate assume una grande importanza, perché si inserisce in un contesto molto più generale che è quello della promozione della cultura del mare, soprattutto fra noi italiani, che ancora non siamo profondamente convinti di appartenere ad un paese marittimo, ad un paese marinaro. C'è ancora una cultura terragna che pare essere prevalente e per superare la quale, ecco, ogni iniziativa legata o accostata al mare può assumere un significato particolare. E il parco che si realizza nel porto di Trieste ha una valenza culturale, una valenza identitaria e una valenza socio-economica. Per questo si tratta di un'iniziativa coraggiosa per la quale davvero va manifestato apprezzamento e naturalmente mi riservo di poter personalmente visitare il parco quando sarà il momento per poterlo fare. Voglio anche augurarmi che iniziative del genere possano costituire progetti pilota, possano diventare un paradigma, possano essere imitate anche da altre realtà portuali, perché abbiamo la necessità di aprire i porti alle città, soprattutto quei porti attorno ai quali, sui quali e con i quali si è creata la storia di una comunità. E Trieste è una pagina evocativa nella storia del mare, non soltanto per il Mediterraneo. Quindi buon lavoro con i migliori auspici, ancora mi scuso per non essere con voi e da parte mia e del governo tutto l'apprezzamento per una iniziativa della quale si avvertiva sinceramente il bisogno. A presto e buon lavoro.